Allora, Massimo ha paragonato questo libro a una collana prestigiosissima uscita tantissimi anni fa, che mi aveva fatto innamorare del fumetto, mi aveva proprio dato una scossa proprio interna. E mi dicevo all'epoca quanto belle sono queste storie, quanto belle sono queste avventure, perché erano storie che andavano sempre un po' fuori dal perimetro classico del fumetto, cercavano sempre una soluzione più profonda, più complessa, eppure erano delle storie avventurose, perciò parliamo anche di grandissimi maestri, perché tu hai parlato di Crepax, ma c'era Pratt, c'era Battaglia, Toppi e anche altri stranieri, Fernandez, Oliveira, insomma, grandissimi autori. E io mi dicevo, un giorno semmai avrò la possibilità di fare qualcosa in solitario, riuscirò mai a trovare, perché si dà sempre per scontato che gli editori sono là che ti chiedono delle cose del genere. No, non va così, non funziona così, si svolge diversamente, l'approccio. Ma ho detto, se mai avrò l'opportunità di poter fare una cosa così ardita, proverò a fare proprio uno di questi volumi qui, cioè non a fare uno di questi volumi qui, ma entrare in quel criterio di lavorazione, cioè cercare di dare una soluzione personale, ma anche che avesse quel tipo di intrattenimento, che avesse quel tipo di sostanza all'interno. Ecco, questa era l'intenzione di produrre un albo del genere, e con Disgello ho voluto fare questa prova, una forzatura, chiamiamola, perché non è certamente un libro, un fumetto di mercato, è oltre la nicchia, cos'è, sottoscala, sì. Ti rubo un attimo la parola. Vabbè, un'altra cosa che mi hai ricordato tantissimo, non so se voi avete mai letto Maus di Art Spiegelman. Maus in America venne pubblicato su una rivista grande più o meno come Disgello, che si chiamava Rove, che era praticamente il territorio adatto, perfetto, per questo tipo di fumetto, che per un periodo, sia in Italia che all'estero, ha funzionato tantissimo. Cioè, per esempio, ho saputo da poco che Maus, nelle varie edizioni uscite in Italia, ha venduto 2 milioni di copie. 2 milioni di copie, cioè, voglio dire, è come un disco d'oro di Vasco Rossi, per capirci. Quello che non mi ha convinto in come il fumetto si è evoluto negli ultimi anni è che ha proprio perso questa caratteristica di raccontare le storie in questo modo. Cioè, ha preferito seguire, non so, forse dei canoni più commerciali, televisivi, più Veloce. veloci. E questo mi dispiace, perché io sono convinto che ci sia ancora tantissimo spazio per raccontare storie come queste, con questo tipo di approccio e anche di considerazione del pubblico, perché per fare un libro così bisogna avere una grande considerazione dei lettori. Credo che questa sia poi la parte più soddisfacente per un autore, perché rivolgersi poi alla massa è molto più semplice, molto più facile, magari ti fa diventare, tra virgolette, più ricco, però non ti dà altre emozioni. Sì, esatto, sono d'accordo anch'io. Rispetto per il lettore, secondo me deve essere massimo, invece trovo alle volte che c'è un po' di disattenzione nei confronti del lettore. Però al di là di questo, quello che mi premeva dire era, tornando un po' alla domanda iniziale che hai fatto tu, come si arriva a un prodotto del genere? Io ho sintetizzato degli altri stimoli che ho ricevuto anch'io ho mosso il discorso di questo libro partendo da dei punti cardine. In pratica è composto da tre parti.
probabilmente poi io le ho rielaborate e sono partito ispirato da un vecchissimo film girato da Peter Weir che si chiamava Martin's World, che non so se voi l'avete mai visto, ma è un film molto pregnante, un fumetto che si chiamava L'uomo del grande nord di Hugo Pratt e Dai duellanti di Conrad. Perciò per arrivare a sintetizzare questo lavoro ho preso un fumetto che ho amato da morire, una novella che ho amato da morire e un film che ho amato da morire. Ecco, sintetizzando queste sensazioni io ho cercato, ho rubato, perché non ho copiato, ma ho rubato, che è un po' un discorso diverso, i componenti giusti per poter arrivare a fare un prodotto di questo genere. Devo dire la verità che io non me ne ero accorto dei furti, eh. Cioè nel senso che appunto quando uno copia ci si accorge subito, no? Quando invece uno ruba è difficile accorgersene perché è un furto fatto con destrezza in qualche modo, per cui non si vede molto, cioè mi viene in mente per usare paragoni più diciamo contemporanei, accessibili, Tarantino, che fin quando lui non ha ammesso di rubare da tutti, veniva considerato estremamente originale, mentre in realtà ha detto no, non sono così originale perché rubo soprattutto dal cinema italiano, dal cinema asiatico, rubo da questo, da quest'altro, e poi alla fine andando a vedere i film ci si accorgevano che erano dei grandi puzzle, però il risultato di questo grande puzzle era sempre originale alla fine, interessante, esclusivo e nuovo. E quindi ben venga il furto con destrezza, ecco. Sì, no, il furto è fatto con destrezza. Cioè, quando è qualcosa che ti appassiona veramente, secondo me, parlo per me, poi non so se è anche così per gli altri, mi viene da indagare, mi viene da capire la struttura interna, e cercare di capire perché una cosa è così interessante mentre altre cose lo sono un po' meno. Ecco, per esempio il film di Peter Weir, non so se l'avete mai visto, si chiamava Murphy's War e c'era un personaggio, appunto questo Murphy, che a tutti i costi lui voleva la sua vendetta e narrava la storia di questo film. Naturalmente non vi racconto niente perché se non l'avete visto andatelo a vedere, ve lo consiglio, è molto, molto intrigante. E aveva questa caratteristica di questo personaggio che da personaggio normale diventava un personaggio psicotico e innestava all'interno del film una sua guerra personale, tenendo conto che è un film che parla degli ultimi due giorni della seconda guerra mondiale. Cioè, il 7 e l'8 maggio, prima dell'armistizio, ma lui non gliene frega più niente. Lui entra in una sorta di circolo psicotico e va avanti con la sua guerra personale. Ecco, questa caratteristica che mi faceva riflettere sul personaggio, che me lo rendeva molto più poliedrico, scusate, del personaggio che vuole una vendetta proprio così a fine a se stessa, e mi ha portato a studiare questo film e a dire se mai avrò l'opportunità di fare un libro o qualcosa di mio personale, userò questa timbrica di questo personaggio qui. Ecco, andare in profondità sulle cose che effettivamente ti muovono dentro. Questa secondo me è una cosa che non è copiare, come dicevi tu, ma è rubare, che è diverso. Cioè capisci l'architettura interna, la metabolizzi e poi la rimetti fuori a modo tuo.